Salve a tutti, benvenuti a questo enesimo tutorial dedicato al mondo Mac. Quello di cui volevo parlare in questa sessione è la cosiddetta dashboard. Ho avuto occasione di nominarla nel mezzo di svariati elenchi nel passato, ma non mi ero mai soffermato a parlare eh, di essa nello specifico. Ehm, la dashboard altro non è che un'applicazione eh, inserita diciamo di default all'interno del sistema Mac ehm, che permette di utilizzare dei cosiddetti widget ehm, che in altro non sono se non dei piccoli tools cioè dei piccoli oggetti delle piccole utilities che eh, permettono di effettuare alcune cose che ne so per esempio l'orologio la temperatura il meteo giochini vari eh, applicazioni di vario genere se eh, avete avuto occasione di utilizzare ehm, le ultime versioni di Windows, Windows 7, eh, orrenda eh, ipotesi, Windows Vista, eh, chi ha avuto la disgrazia di avere Windows Vista, anche se lo ricorderà, ma eh, chi ha avuto occasione di utilizzare appunto le ultime versioni di windows ricorderà che nella parte se non mi ricordo male destra cioè tipo questa dello schermo era possibile inserire ehm, un, una specie di barra trasparente che conteneva alcuni di questi cosiddetti widget tra cui appunto il meteo l'orologio non sono quelli più comuni ma andiamo subito a vedere dove si può accedere a questo dashboard eh, vi sono svariati metodi se per esempio voi volete una scorciatura da tastiera eh, dovreste premere il tasto F3. Andando in F3 ehm, vedete che una delle opzioni è la dashboard. Cliccando voi vi ci trovate dentro. Oppure alternativamente ehm, andate nel menu di Finder qui in Vai, Applicazioni. E qui vedete che trovate fra tutte le applicazioni anche la dashboard. Io per praticità adesso la trascino un attimo nel dock. Non la metto qui di solito perché non la uso più di tanto sinceramente, ma siccome ho avuto eh, delle richieste a questo proposito ne approfitto per spiegarla. E... Dunque andando ad aprire la dashboard o nella, nella finestra delle applicazioni o premendo F3 o avendola qui nel dock, comunque in ogni caso la si eh, preme. Vedete che questo è lo schermo, diciamo, di base. L'orologio è quello più comune. Intanto voi vedete che eh, potete spostare le varie applicazioni dove volete nello schermo. Queste sono quelle, diciamo, più classiche, quindi il classico meteo, il classico orologio, la classica calcolatrice. E anche un comodissimo traduttore dove voi potete selezionare svariate lingue, questo serve per invertirle e via dicendo. Se voi notate, qui in basso avete una freccetta che, come forse avete notato prima, serve per uscire dalla dashboard. Cliccandoci sopra, voi tornate alla scrivania. Gli altri due servono per aggiungere o togliere applicazioni da questa dashboard, perché oltre ovviamente a poterle spostare dove volete, potete anche aggiungerle o toglierle. Voi notate naturalmente che eh, mentre io vado a utilizzare queste applicazioni, eh, non compare la classica crocetta qui che permette di eh, cancellarle. Se invece voi, eh, e questo è veramente molto simile al ehm, OS System dell'iPhone o dell'iPad, o via dicendo, proprio come grafica intendo, come concezione, se voi cliccate sul più, eh, cioè scusate, se voi cliccate sul meno, vedete che compaiono queste x nell'angolo superiore sinistro delle varie applicazioni. Premendoci sopra, voi le eh, disattivate. Se invece voi volete o ripristinare una di queste applicazioni o aggiungerne altre. Per vedere, per visionare tutte quelle che sono inserite, diciamo, eh, di default nel vostro sistema operativo, dovete cliccare sul più. E qui vedete tutte quelle che sono eh, inserite eh, normalmente. Per attivarne una non dovete fare altro che cliccarci. Per esempio, vado a rimettere la calcolatrice ah eh no scusate non era la calcolatrice che avevo tolto meno vado a rimettere cos'era il meteo questo qua oppure ancora più potrei voler fare un giochino per passare il tempo tipo gioco dei 15 vedete che c'è il simbolino di, di mountain lion che è l'attuale versione del sistema operativo de, della macintosh Cliccando sui vari tasselli voi lo incasinate, detto in maniera popolare, dopodiché potete divertirvi a eh, rimetterlo a posto eh, e via dicendo. Eh, oppure potete, che ne so, aggiungere il classico memo, questa è la riproduzione elettronica di un post-it, se volete scrivere, eh, se volete eh, diciamo appuntarvi qualcosa. mi raccomando seguite i tutorial della piada production <ride> eh, vabbè a parte gli scherzi come vedete è veramente molto semplice basta cliccare sul più cliccare sulla, eh, sulla applicazione che voi volete e, e questa comparirà attu uh, immediatamente nel dashboard qui avete anche una barra per ricercare eh, nel caso che voi avreste molte applicazioni e ne volete cercare una senza sfogliarle tutte basta che digitate il nome eh, tipo, che ne so, per esempio vedete che se io clicco sulla barra e scrivo una lettera scompare tutto tranne quelle applicazioni che contengono quella lettera man mano che io vado a definire la descrizione eh, la, il cerchio si restringe in un certo senso e man mano che io vado a completare il nome ne rimane solo una che è quella che io sto cercando quindi è veramente molto semplice eh, se voi voleste provare a cercare, a scaricare ulteriori eh, applicazioni, non dovete fare altro che cliccare su altri widget. Vi si apre direttamente la pagina di Apple, in questo caso a me si è aperta con Firefox perché avevo aperta quella e normalmente uso quello, ma questa è la pagina di Apple. Ehm, Oh, per zoomare in questo modo, non dovete fare altro che premere il tasto Command più il, il tasto più. Eh, per rimpicciolirlo, Command più meno, questa è veramente una cosa che io uso molto spesso. Eh, dicevo che qui eh, nel sito di Apple eh, sono, vedete, che tutti i widget che è il nome classico con cui vengono denominate queste semplici applicazioni. Che altri potrebbero chiamare tools, mi sembra che in Windows si chiamassero tools, ma non vorrei dire una stupidata perché non mi ricordo, grazie a Dio un bel poco non uso Windows, eh, vedete che qui sono ehm, eh, sono catalogate per categoria che ne so. Eh, music. All'interno di Music voi avete tutte queste applicazioni. Eh, quindi sono o per categoria, all'interno di ogni categoria vi compare la lista dei widget inclusi, se voi cliccate su uno in particolare, eh, vi, compare la eh, vi compare la descrizione di quello che avete selezionato. Molto importante è qui di fianco al download. Vedete sia la dimensione che appunto. Occuperebbe nell'hard disk, ma soprattutto qua molto importante perché vi fa vedere se un'applicazione è un freeware, shareware o a pagamento. Freeware vuol dire che è gratis, quindi voi ve la scaricate e finisce lì. Eh, quindi, io di solito, prima di tutto eh, controllo queste, non, non per altro, ecco. eh, e questo è quanto. Dunque tornando rapidamente nella dashboard, voi vedete che ehm, è veramente molto semplice, più per ehm, selezionarne una nuova e eh, inserirla nella schermata principale. Eh, e eh, meno per andare a disattivarla se non vi serve più o se non la volete più per qualunque motivo freccetta ah, ehm, altri widget, vi si apre direttamente la pagina di Apple dove potete cercare e scaricare ulteriori applicazioni eh, eh, <coughs> ma eh, appunto... Uh, è veramente anche questa una cosa molto semplice da utilizzare come potete vedere questo è quanto per questo breve tutorial dedicato alla dashboard uh, restate sintonizzati per ulteriori tutorial grazie a tutti